Attenzione, contenuti altamente ignoranti. Questo video potrebbe urtare la vostra sensibilità. Le acrobazie, i gesti atletici e le cadute sono effettuate da stuntman professionisti, non provate ad imitarli. In questo episodio. Porco di... Enduro Drinking Team, very ignorant people. Induristi allo sbaraglio. Allora, ragazzi, ci abbiamo qui il signorino che domenica scorsa era con noi e ci rompevano il cazzo alcuni conigli qua, conigli là. Cioè, tu oggi hai il pancino che gorgoglia, eppure sei qua. Poi c'è Luigi, è qua, Andrea è qua, vedo solo quattro moto. Ma dove cazzo sono gli altri? Staranno arrivando, dai. Ah, sì, non vuoi mica dirmi che hanno conigliato dopo, no. Dopo che ci hanno rotto il cazzo così domenica scorsa. Sono convinto che stanno arrivando. Renar Coniglio sta arrivando. Sì. Anche Zazza Coniglio è tuk tuk lì. Mirko Coniglio. Minchia, Mirko... Mirconiglio, e poi c'è Mitiniglio. Mitiniglio è andato alla Campamac, va bene. Io invece sono alla Cacamac. La Cacamac, ecco, grande oggi la facciamo, facciamo la Cacamac. Paletta, Paletta ormai non è neanche più, non fa neanche più parte del gruppo ormai, Paletta. Facilissimo. Allora, i due che hanno bevuto il coraggio liquido sono passati. Adesso vediamo cosa combinano gli altri. Oh, il pezzo difficile era qui, Fin qua. Vabbè, occhio che quel bastardo l'ha messo lì a posto. Vai. Com'è che si dice? Il buongiorno si vede dal mattino. Io sono caduto nel dubbio. Ma infatti ti ho detto guarda che la parte difficile era là, ti ha messo verbale che ti risparmio, che vi risparmio il salitone. Sei nel bosco e succedono delle disgrazie, meno male che ci sono gli amici. Dammi la mano. Ecco la mano. Anzi, potresti dargli anche un'altra mano. Vero. Perdere un po' di benzina perché l'ho messa troppa. Porca puttana, che cazzo c'ho oggi. Porco Dio.
Quanti chilometri abbiamo fatto? 9, eravamo 9 quando siamo arrivati al piano. E cosa succede adesso qua? Che la ruota gira così. Guarda qua. Tutto rotto. Si è spaccato qualcosa lì. Hai rotto? E dopo 9 km magicamente ne abbiamo perso un altro. Questo giro è veramente volato, eh. Cioè quando sei in 4 e non ci sono i conigli che ti tarpano le ali, mica abbiamo fatto chilometri come se piovesse. Sembra che abbiamo fatto 9 km e siamo di nuovo qua. Aspetta, siamo in 4 hai detto. Sì. 1, 2, 3. Ah. Ma cazzo è che ne manca uno? Ma cazzo abbiamo lasciato Marco a casa. Ah no, ma sei qua. Ma io sono qua. È la moto. Ma noi siamo venuti in macchina. Ah. Quali pietraglie sono previsti durante il giro? No, forse uno ce n'è. Dobbiamo farla salire. Da quando è andato via Marco, minchia, è stato di uno scorrevole da una donna. Hai visto un fungo? Niente, oggi mi piace stare per terra. Saliamoci di qua. Ma
Allora ragazzi, 1.37, siamo arrivati tutti interi qui a mangiare. Però c'è da dire una cosa: da quando se n'è andato via Marco Torta Salsicce, il giro è stato di uno scorrevole che non si capisce. Mai fatto un giro così scorrevole in vita mia. Meno male che Marco se n'è andato. Qualche caduta del gabba. Sì, il gabba oggi non è in forma, non ha problemi di equilibrio. Possiamo passare di qua. Dura la vita del turista. Poi i danni devo togliere. Meno male. Guarda Marco, siamo venuti nel posto dove volevi venire tu, ma è come se fossi con noi, non te la prendere, è come se fossi con noi. Aggiornamento, abbiamo fatto ben 75 km e adesso la moto del Gabba inizia ad accusare leggermente il colpo, leggermente. Abbiamo perso una vita di... Prendiamo due fascette e via. Diglielo! Qua ci devo venire a fare il pollo allo spiedo! Ma vuoi fare il ponte o il guado? Quelle sono bastarde. Ale, mi avevi detto che avevi caldo e che volevi fare un bagno, vero? Volete fare un guado? Ragazzi, sono le 5.35 e siamo arrivati alla svolta della giornata e dobbiamo fare un piccolo guado, che poi l'uscita è là, vedete lì c'è l'uscita del guado, ma comunque c'è poca acqua, che dite, lo facciamo? Conigli mannari non ci sono, e quando non ci sono i conigli mannari venite a vedere quanti chilometri di off, di pure off si fanno. Guardate qua, 106 chilometri di off, quindi è ufficiale. Se non ci credete, venite. Questi sono invece i chilometri con anche il trasferimento. 137, vedete? 137 chilometri col trasferimento, 106 di pure off.
Perché non ci sono i conigli mannari? Perché quelli tarpano le ali e cominciano a razzolare nell'erba. Il gabba ha passato più tempo sdraiato che in piedi, c'è da dire. Risvitati, catena saltata. Comunque ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ale! Non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale.